Sul traguardo di Melfi, la vittoria di Michael Matthews, australiano, davanti a Mads Pedersen. Remco Evenepoel resta in maglia rosa. Michael Matthews è stato pilotato benissimo negli ultimi chilometri dal campione italiano Filippo Zana. Prima però di andare ad ascoltare proprio la maglia tricolore di Filippo Zana, ascoltate che belle parole che ha speso per l'Abruzzo Francesco Moser, belle parole anche di un campione del mondo, Alessandro Ballan. Con Francesco Moser cerchiamo di capire quanto bello è stato l'Abruzzo in questi giorni. Beh, è stata bella la crono, perché su questo lungomare particolare con la pista ciclabile io speravo che la maglia la prendesse Ganna, però non è andata così, perché sarebbe stata una bella accoppiata Ganna e Milan. Ma comunque poi il giorno dopo Milan ha fatto un capolavoro con la volata e adesso vediamo se andando avanti vedremo ancora qualcosa. Comunque l'Abruzzo ha fatto queste tre giornate, praticamente poi ci sarà la tappa al Gran Sasso, che sembra che le previsioni non siano un granché come tempo, perché già oggi piove e lassù se piove è veramente un problema, perché può darsi anche che nevichi, perché pare che la temperatura sia tanto alta, no? Moser corridore, come si sarebbe trovato sulla pista ciclabile dei Trabocchi? No, era il mio percorso quello lì. Era da 60 e passa come Evenepoel? Beh, ai nostri tempi andavamo più piano, ma andavano tutti più piano. Comunque io insomma un po' di cronometro le ho vinte, non è che erano le mie corse. Ci sta guardando dall'Abruzzo Palmiro Masciarelli, gli vuoi dire qualcosa? Vabbè, ma sono andato a trovarlo quando eravamo su, perché quando sono in zona ho chiamato anche Giuliani, ma in Grecia a correre. E allora buon giro Francesco. Ciao. Chi meglio di un campione del mondo come Alessandro Ballan ci può dire quanto è stato bello e quanto è stato bravo l'Abruzzo in questi giorni? Ma devo dire che mi sono veramente divertito sull'aspetto dei percorsi, perché partire da una pista ciclabile che possiamo invidiare tutte le altre regioni d'Italia, ma possiamo, tutto il mondo la può invidiare, a tutto l'aspetto culinario, perché alla fine in Abruzzo si mangia veramente bene. E abbiamo concluso ieri sera con una gara di arrosticini, quindi potete immaginare voi. Chi l'ha vinta? Ballan? Ah, è stato un photo finish Ballan-Bettini, però dobbiamo ancora scrutare il giudizio dei giudici, penso che l'esito sarà breve insomma. Giro d'Italia, chi arriverà secondo Alessandro Ballan con la maglia rosa a Roma? Ah, quest'anno è un Giro d'Italia molto bello, perché c'è anche qualità e quindi diciamo che oltre ai due che tutti si aspettano, quindi Remco Evenepoel e Roglic, io starei attento al team Ineos, perché ha più pedine da poter giocare. È una squadra che è nata per i giri a tappe, quest'anno non ha fatto molto risultati, quindi attenzione a Sivakov, Gegenhardt e anche a Geraint Thomas. Insomma, c'è tanto di Filippo Zana in questa vittoria di Michael Matthews. Ma tanto, diciamo che se poi non aveva le gambe, quindi merito suo. Sicuramente penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e dai, è stato ripagato al meglio. Quanto è stato difficile stare all'aria tanto tempo? Alla fine eri un treno lì davanti. Ma diciamo che ci credevamo molto, avevamo molta fiducia sulle potenzialità di Michael e quindi è andato tutto per il meglio e si fa volentieri insomma tutto questo lavoro. Questo abbraccio che stiamo vedendo tra Zana e Michael Matthews, cosa c'è all'arrivo? Ma dai, tanta felicità e sono felicissimo che abbia vinto questa tappa, perché se la merita. Una per Zana, adesso quando? No dai, adesso vediamo e sicuramente sto bene, però dai, adesso vediamo la squadra, bisogna aiutarla tutti i giorni al meglio, poi se ci sarà l'opportunità vedremo di coglierla. Complimenti. Grazie. Filippo.